Il lavoro nel turismo che cambia, motivazioni, prospettive e nuove regole. È questo il tema del convegno promosso dalla FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio, che ha chiuso i lavori della Fiera dei Ristoratori a BRS, Around Bar Roma Show, organizzata al Polo Espositivo della Capitale, che ha registrato anche la partecipazione della Fisascat. Rappresentanti del mondo sindacale, imprenditoriale, studiosi e giuslavoristi si sono confrontati sull'evoluzione del mercato del lavoro nel settore della ristorazione, delle nuove opportunità offerte con l'avvio del secondo livello di contrattazione e sul ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua per accrescere la qualità e la competitività del comparto. Nel terziario, in particolare nel turismo, il lavoro cambia, ma anche noi dobbiamo cercare di focalizzare i punti principali per sviluppare più occupazione. Siamo convinti che la contrattazione, soprattutto di secondo livello, potrà dare nuove opportunità sia per quanto riguarda i contratti, ma anche per garantire la contrattazione della professionalità, della formazione che dà più occupabilità alla gente. I giovani soprattutto potranno essere un grande bacino per il turismo. Nei prossimi anni il turismo tornerà a svilupparsi e questa prospettiva deve essere colta da tutti, a partire dal sindacato, per cercare di creare strumenti contrattuali attuali, innovativi, che possano soprattutto garantire nuova occupazione ai giovani. Le prospettive sono anche legate all'economia, anche collegate alle regole, al welfare. Il tema che affrontiamo oggi è proprio questo: come possiamo e se possiamo cambiare le regole per aumentare il lavoro nel turismo, per rendere anche il turismo più attrattivo nei confronti dei tanti lavoratori, soprattutto dei giovani. Questo è un settore che è in continua espansione, che non contiene soltanto le attuali formule di ristorazione, di albergo, eccetera, ma che potrebbe anche espandersi in settori che sono abbastanza adesso omogenei, tipo l'agriturismo, le case da gioco, eccetera. Per cui possibilità di sviluppo anche dell'occupazione esiste. L'occupazione giovanile è più alta nel turismo rispetto a che negli altri settori, anche grazie a strumenti moderni come il buono lavoro. L'occupazione femminile copre nel solo settore del turismo quasi il 60% dell'occupazione complessiva, laddove in Italia sappiamo che abbiamo un grosso problema di coinvolgimento nel mercato del lavoro delle donne. Gli immigrati, in alcune fasce specifiche del turismo, in questi anni sono in numero crescente. In questo senso il turismo è un settore chiave, perché è un settore di sperimentazione di nuove modalità di lavoro, nuove modalità contrattuali, nuove frontiere delle relazioni industriali, proprio per dare maggiore occupazione. Il secondo livello diventa strategico per uno sviluppo del turismo, sia per operare la destagionalizzazione, ma anche per coltivare e far crescere le reti d'impresa. Il turismo è un sistema di servizi integrato, il turismo è un sistema in cui le imprese devono mettersi in rete, perché oggi il detto, il principio, chi fa da sé fa per tre, non è più valido, chi lo segue esce dal mercato. Allora, mettendosi in rete, destagionalizzando, sviluppando un sistema integrato dei servizi, imprese e lavoratori possono avere fiducia in uno sviluppo del turismo, nel nostro oro nero, uno dei pochi che abbiamo. È fondamentale che vengano attuati i concetti di governance del settore che erano stati inseriti nel contratto. Dobbiamo lavorare non solo tra di noi, ma anche con il settore pubblico, in modo da creare delle sinergie tali che le aziende e le strutture possano lavorare molto più a lungo nel periodo annuale. Le relazioni industriali, i contratti collettivi, la contrattazione soprattutto territoriale possono essere una strada per garantire maggiore occupazione e accompagnamento alla disoccupazione anche per quei lavoratori, anche nei periodi in cui la stagionalità non è al suo culmine. Quello che oggi è emerso è che molte piccole imprese della ristorazione, purtroppo rispetto i nostri concorrenti europei, sono ancora posizionati su settori deboli, su segmenti deboli, non sono in grado di offrire un'offerta di qualità e di valore per il cliente. Ecco, lo sforzo deve essere questo, il riposizionamento su segmenti più alti del contesto competitivo, e da questo punto di vista la formazione può essere lo strumento essenziale. Se parliamo di qualità nel turismo, questa qualità passa attraverso le competenze, lo sviluppo delle competenze di chi ci lavora, e quindi noi crediamo in forte, e su questo insieme al sindacato, insieme a Fisascat, faremo ancora molte cose interessanti per rendere esigibile anche questa grande opportunità alle piccole e micro imprese, che sono tante nel nostro settore. Questo è un settore nel quale molto spesso
nell'arco della vita lavorativa il dipendente diventa anche imprenditore e delle volte l'imprenditore diventa dipendente. Per cui noi dobbiamo usare un sistema formativo in grado di formare assieme il dipendente e l'imprenditore sugli stessi banchi. Gli enti bilaterali nazionali che potrebbero avere, soprattutto se riferite all'analisi dei fabbisogni e alla validazione finale delle competenze, un ruolo importantissimo in sinergia con i fondi professionali non più visti esclusivamente come meri erogatori di finanziamenti, ma come cervelli nell'ambito di un più ampio processo promosso dalle parti sociali. La formazione è davvero un settore chiave. Chi lavora nel turismo non è l'operatore, tra virgolette, anonimo di una catena di montaggio, ma è una figura chiave per il successo dell'impresa in cui lavora. E allora la formazione e quindi i fondi della formazione, in particolare il fondo forte per questo settore, hanno un ruolo più importante che in altri settori, io oserei dire. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL. Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi. Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.